Guarda Rafa, io ho provato sia la tua Aero sia la racchetta di Carlos. Quando ho provato quella di Carlos, Pure Aero 98, sai cosa ho pensato? Ah, faccio due Alcaraz come gioca bene. Ciao ragazzi e bentornati ad una nuova recensione qui sul mio canale. Oggi siamo con Pure Aero 98. Me l'avete chiesta in tantissimi, grande racchetta secondo me, ma non è perfetta. Nessuna racchetta è perfetta, per cui scopriremo quali sono i suoi pregi e i suoi difetti, chiaramente secondo il mio punto di vista. È una racchetta che di fatto già esisteva in passato, si chiamava Pure Aero VS, ma ci sono stati dei piccoli cambiamenti che comunque ne hanno mutato un pochettino l'indole, ma secondo me sono andati a smussare qualche eccessiva rigidità che aveva il telaio e a togliere qualche vibrazioncina di troppo. Andiamo con le specifiche, così cerchiamo di capire di cosa parliamo. Piatto 98 pollici, schema corde 1620, ormai in disuso in parecchie aziende. Babolat è stata capace di riesumare il 1620 e l'ha fatto, secondo me, a ragion veduta. Su questo telaio funziona davvero bene. Un bilanciamento di 31,5 cm che diventa quasi 33 in cordata, diciamo siamo sui 32,8 circa. Un'inerzia di 324-325 25 punti con sopramontate le Premium Touch di Tennis Point, corda che secondo me pure ci sta bene sopra, perché questa racchetta non mi piace particolarmente con le corde tanto rigide. Capitolo rigidità, sicuramente è scesa un pochettino, siamo intorno ai 64 punti, 65. Non è una racchetta particolarmente rigida, ma sicuramente non va considerata come telaio morbido. Parliamo di finiture, Babolat racchette ragazzi le sa fare, dal punto di vista estetico questa racchetta secondo me è veramente fantastica, difficile distinguere dalla 100 pollici Pure Aero 2023, che vi ricordo non essere la racchetta della linea destinata a Rafa Nadal, ma quella sponsorizzata da lui si chiama e si chiamerà Pure Aero Rafa. E proprio su questo tra un po' arriverà una grande novità. Ricordatevi Pure Aero Rafa. Dov'è che si nota la differenza rispetto alla Pure Aero 100? Chiaramente il fatto che il cuore è abbastanza più lungo. Provo a farvela vedere in fotocamera, in realtà questo cuore è decisamente più lungo, questi steli sono più abbondanti rispetto alla versione 100 e infatti diciamo ad una prima occhiata sembrerebbe che il telaio abbia il piatto più verso l'alto, in effetti è così. Tra l'altro attacco al manico veramente molto molto smilzo, sicuramente non fa parte del mondo delle profilate, lei è una ibrida perché abbiamo uno spessore di 20 mm, qui arriviamo a 23 circa e 22 verso la testa. Nota sul manico, il solito 3 Babolat molto abbondante, c'è una cosa che però non mi piace per nulla ed è come è avvolto questo grip. Ora c'è l'overgrip di sopra, come potete vedere crea un bozzo un po' particolare, molto pronunciato. Io lo preferisco in stile Wilson, in realtà più basso, tutto spostato in giù. Qualche difficoltà, di solito questi manici me la danno perché trovo che blocchi la mano un po' troppo sopra. Io per giocarci eventualmente, e questo è uno dei telai che mi piacerebbe adottare personalmente, scioglierei il grip e lo rimonterei più sotto possibile, quindi abbassando questo bozzo per quanto possibile. Infatti qui diciamo che esce un pochettino di plastica. Non mi piace il modo in cui avvolgono i grip in Babolat. L'ho detto più volte, non è invalidante, è un'operazione che comunque veramente richiede un minuto, si scioglie e si rimette come si vuole. Fatemi sapere nei commenti anche la vostra rispetto ai grip Babolat, se vi piacciono come escono così, oppure se anche voi preferite un tappo leggermente più spostato verso il basso. Non vi annoio con tutte le tecnologie che Babolat inserisce, l'unica che mi va di citare è il sistema di antivibrazione che è stato migliorato, indubbiamente rispetto alla versione VS è un passo in avanti dal punto di vista dell'isolamento dalle vibrazioni. Leggermente più fermo. Prima di andare in campo, al solito iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche e seguimi su Instagram e TikTok, ma soprattutto lascia sempre un like ai miei contenuti, sia qui sia sugli altri social. Non dimenticarlo, è veramente molto importante perché quel like mi può far crescere davvero tanto. E se ti piacciono i miei contenuti, diamoci sotto con questo pulsante like e ti ringrazio. Allora, Pure Aero 98 in campo. Partiamo con una domanda: vale la pena acquistare la 98 rispetto alla 100? Dal mio punto di vista, sì, io preferisco nettamente la 98. È pur vero che di braccio ho una buona potenza, per cui questo è un telaio che trovo sicuramente più tecnico rispetto alla 100, ma lo sappiamo, insomma, abbiamo già provato Pure Aero VS in passato, ho portato sul canale da poco Pure Drive 98, se non avete visto la recensione la trovate qualche video più sotto. Anche lì, diciamo, non si discosta tantissimo, ma c'è un particolare che mi fa preferire lei a Pure Drive 98. Tuttavia è un prodotto diverso rispetto a Pure Aero 2023, perché sebbene Pure Aero 2023 abbia una uscita di palla leggermente più facile, a ritmo intermedio, lei ha un
po' una migliore sensazione, meno rigida sicuramente, però trovo che il modo in cui riesce a dare spin sia migliore per la 98 che non nella Pure Aero 2023. Devo dire che questa racchetta reagisce meglio allo spin e soprattutto, essendo due delle racchette destinate a, come dice Babolat, allo spin veloce, quindi colpo in avanti spazzolato ma con braccio carico, trovo che questo gioco lo faccia meglio Pure Aero 98, che mi ha veramente molto convinto dal lato dello spin. E dal fondo devo dire che è una racchetta molto solida, discretamente maneggevole per chi viene, diciamo, dal mondo magari delle classiche da 305 grammi, perché non l'ho detto prima, lei è una 305 grammi, diciamo non si discosta troppo dalla manovrabilità di una Blade, meno manovrabile ad esempio di una Vigor 98, lei è più verso il concetto Blade ma con più facilità di uscita generale di palla, è uno spin leggermente superiore. Devo dire che dal punto di vista dei colpi carichi, quando si sa giocare comunque di braccio, quando il braccio è veloce e ha un full swing che sia anche non troppo forzato ma che comunque sia, diciamo, una giocata a braccio pieno, lei risponde veramente bene. Ha una palla pesante, la sua palla pesa, l'ho molto apprezzata sul mio dritto perché trovo che è riuscita a darmi potenza, controllo quando si applica lo spin, ma in generale anche sui colpi piatti si comporta piuttosto bene, e mi piace proprio la penetrazione che mi consente dal punto di vista proprio dello strapotere che ha dal punto di vista dell'uscita di palla. Tuttavia non è una racchetta che ti dà un'uscita di palla da subito, perché è una racchetta che prima di un certo livello di spinta di fatto non funziona, e questo, diciamo, mi ha dato un po' di noia ad esempio sui tocchi. Non perché fosse insensibile, la palla si sente comunque discretamente, non è una classica, quindi dimenticate il feeling di una classica, tuttavia la palla si sente, ma diciamo che sui tocchi si spegne. Molto spesso mi ha tradito per il fatto che comunque io sentivo la palla, giocavo il tocco e la palla praticamente mi moriva sulle corde. Questo è un aspetto che mi ha dato un po' di noia e mi ha fatto capire che è una racchetta un po' da braccio ignorante, mettiamola così, da braccio che mette sempre qualcosa in più rispetto a quello che si dovrebbe. Tuttavia, da regime medio-alto ha una potenza ben moltiplicata, mi è piaciuta molto sui regimi medio-alti laddove si spinge e lei fa un ottimo lavoro di potenza e di spin. Lo spin di questa racchetta probabilmente tra le 305 è il migliore, posso dire sì, probabilmente insieme a Vigor 98 al momento, in termini proprio di facilità di spin e di modulabilità di spin, anche se Vigor 98, che arriverà tra qualche giorno qui sul canale, è un po' più facile rispetto a lei, sicuramente pesa di meno in mano. Ma basta, non mi anticipo altro, aspettate la recensione e ve la godrete tutta. Tornando al gioco dal fondo, ripeto, è una racchetta che è anche discretamente tollerante, non posso dire che sia troppo castrante, ecco, dal punto di vista della tolleranza dei decentrati. Certo non è la 100, ma in realtà nemmeno la 100 è questa gran racchetta tollerante, sono tutte e due telai che si somigliano per certi versi. È chiaro che forse chi non ha un braccione preferirà la 100, che tuttavia anche lei ha lo stesso carattere, vuole quella spinta iniziale per iniziare a funzionare, diversamente tende a spegnersi un po' in potenza. Ah sì, è vero, un po' più di spinta gratuita, ma è poca, quindi la linea Aero conferma il fatto che vuole braccio, che sia la 100 o che sia la 98. Però lei viene fuori con una pesantezza di palla sicuramente superiore. È una bella pesantezza di palla e un controllo che mi è piaciuto, una sensazione di potenza dal fondo che mi ha comunque dato fiducia e mi ha anche divertito. È una racchetta che dal fondo mi ha molto divertito, ma soprattutto mi ha permesso di essere molto concreto, anche se devo dire talvolta sullo spin si prende un poco di spazio in lunghezza. Bisogna fare un po' i conti un attimo con la sua gittata, non che non è una sparacchione, attenzione, non lo è assolutamente, però quando le si dà un po' di braccio lei si prende spazio e questo bisogna rispettarlo, bisogna capire un attimo dov'è che gioca. E poi cambia tanto anche con le corde, dal fondo ho trovato caratteri diversi anche con le corde, fermo restando che lo spin era un punto fermo, che la corda fosse morbida, dura, liscia, sagomata, lo spin dal fondo se lo porta veramente da casa. Quindi sicuramente i caratteri principali sono una buona spinta a regime medio-alto, anzi una grande spinta a regime medio-alto, che consente anche di non doverla portare e strizzare a tutta, e questo è il vantaggio che ha rispetto alle 305 classiche, quindi tenetelo a mente se magari avete provato, non so, una Blade, se avete provato qualcosa di più classico che vi ha costretto ad un ritmo più alto ancora per tirare fuori potenza. Lei è un attimo più generosa a regime medio-alto. E voglio fare una nota anche sul back, perché se il top secondo me merita un buon 8.5 su questa racchetta, il back meno sensibile, devo dire, è un back molto generoso in uscita di palla, quindi un back più da controllare che da tirare, e non mi ha dato
dato, diciamo, una sensazione di tranquillità il più delle volte. Sentivo di doverla accompagnare e sentivo di non poter giocare magari il mio solito strappo oppure con un po' più di violenza, cosa che riesco a fare ad esempio più facilmente con una Vigor 98, con una Blade. Un back che probabilmente è un po' più di servizio. Mi è risultato strano perché comunque lei, rispetto alle alla versione Pure Aero VS, è indubbiamente un poco più elastica, ha qualche punto in meno di rigidità e si sente all'impatto. Tra l'altro, impatto che non è certo burroso, ma come detto è diminuita la rigidità e sento che il telaio comunque lavora di più sugli steli, perché Aero, ricordate che per farla funzionare bene bisogna piegarla sugli steli, quindi un po' di braccio ci vuole. Io l'ho trovata un attimo più facile rispetto alla Pure Aero VS in termini proprio di attivazione, in termini di semplicità di utilizzo. Parliamo di piccolezze, perché il telaio di base è lo stesso, però le specifiche sono un attimo cambiate. Quello che non è cambiato è il carattere, perché il carattere comunque è belligerante, molto belligerante, ed è un'archetta che comunque nel dubbio va un po' spinta, ecco. Mai tirare il braccio, perché diversamente dal fondo tende un poco ad accorciare. Ci vuole un minimo di ritmo, nemmeno una cosa trascendentale, ma è comunque una racchetta da giocatore abbastanza avanzato, ecco, per apprezzarla, ma va attivata. E questo va sempre ricordato, che sia su un colpo dal fondo, ma soprattutto sui tocchi, perché diversamente, come detto, ti tradisce e la palla resta un po' corta. Per lo stesso motivo, a rete, non brillando, diciamo, di feeling, non avendo un impatto davvero sensibile, bisogna giocare un po' più meccanicamente, quindi non badate al tocco di fino al più che altro. Dal punto di vista proprio funzionale della volée, devo dire che il suo lavoro lo fa. Indirizzata bene, indirizzata con concretezza, e anche qui sempre meglio dare un pizzico in più che un pizzico in meno sul tocco, perché altrimenti un pochettino si spegne. Devo dire che il suo lavoro lo fa, quindi non male a rete, pecca un poco di sensibilità, e non che sia totalmente insensibile, però diciamo non regge il confronto rispetto ad alcune classiche da 305 che le danno qualche scoppoletta dietro la testa in termini di sensibilità. Andiamo al servizio. L'ho provata sul colpo piatto e non è male, la fucilata ce l'ha, lei comunque la potenza ce l'ha. Comunque il colpo piatto mi è piaciuto, devo dire, non mi ha deluso, c'è sia potenza, tanta potenza, sia controllo, ed è una questione un po' di abitudine per come lei reagisce al colpo piatto. Bene lo slice, che mi ha dato buone soddisfazioni. La palla col taglio laterale gira veramente tanto, pesa, sempre molto curva. Ripeto, al servizio con le rotazioni si comporta davvero molto bene, ma dove mi ha stupito è con il kick, perché sul kick l'ho trovata relativamente facile e mi ha permesso di giocare delle seconde molto più efficaci rispetto al solito. È vero che io gioco una seconda abbastanza senza paura, quindi la tiro e la gioco in kick, però con lei ho sentito la possibilità, il controllo sulla palla per poter spingere una seconda e darle davvero tanto tanto spin. Il servizio in kick è indubbiamente il mio preferito in questa racchetta. Bene ragazzi, vediamo perché comprarla e perché no. La comprerei per la potenza, la comprerei per il controllo, la comprerei per la sua giustezza di caratteristiche. Per chi vuole una racchetta aggressiva sui 305 grammi, non pesantissima, siamo intorno ai 324-325 punti di inerzia. Sapete che oggi il peso conta relativamente poco, si guarda l'inerzia. E beh, lei fa un bel lavoro e ha un pizzico di semplicità in più rispetto ad una Blade oppure ad un telaio classico. È una ibrida e ti ricorda di essere ibrida, non tanto a ritmo blando, perché lì non ti aiuta, e per quello non la comprerei se cercassi una racchetta facile, ma la comprerei se cercassi una racchetta che abbia una bella potenza e un grande spin a ritmo medio-alto, quindi un attimo più gestibile rispetto alle classiche da 305, non da tirarsi i remi in barca e far fare a lei, perché lei si spegne, ma per poterla gestire più facilmente di braccio. Qui il braccio ci vuole, e quindi non la comprerei se fossi un utente ad esempio da profilata da 100 pollici, perché lei non è una profilata, lei è una ibrida che ricorda per certi versi appunto le classiche da 305 e vuole essere attivata. Non la comprerei per il tocco, diciamo che non è insensibile, però è un po' ferma sui tocchi e ti costringe a mettere sempre qualcosina di braccio sui tocchi, diversamente la palla resta davvero corta. Questo aspetto, l'ho detto diverse volte in questo video, mi ha tradito più volte su tocchi che normalmente mi vanno di là con tante racchette di qualsiasi tipo. In sostanza ero convinto di averlo fatto il tocco e invece la palla era per terra. Bene ragazzi, lei la trovate presso il mio partner Tennis Sport
Fabioassipoint.it, dove avete il mio codice sconto ACPFabio10, che vi dà diritto al 10% su tutto il catalogo. Quando avete bisogno di questo codice sconto, utilizzatelo, vale sempre e vale su tutto, e utilizzandolo mi darete sempre una mano a crescere, quindi mi raccomando, ACPFabio10, ma tutto maiuscolo, direttamente nel carrello. Per quanto riguarda me, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un grandissimo like ai miei video, sia qui su YouTube, sempre molto importante, ma è altrettanto importante seguirmi su Instagram e su TikTok, dove vi anticipo sempre i contenuti e realizzo anche contenuti diversi, non solo, anticipo sempre un po' delle mie recensioni con i reel, delle sensazioni a caldo. Seguitemi anche su Instagram e TikTok, vi aspetto. E stavolta non vi saluto da solo, vi saluto insieme a lui, il buon Rafa, che si è un po' ingelosito del fatto che questa racchetta mi piacesse davvero tanto. Sì, Rafa, lo so, è la racchetta di Callito, ma non ti preoccupare, il mio preferito sei sempre tu. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.